Uno studio pubblicato sul British Medical Journal afferma che ridurre il sale di una quantità pari a circa un cucchiaino di tè può portare a una riduzione del 23% dell'incidenza di ictus nelle persone ipertese. Ma allora il sale fa veramente molto male? Senza ombra di dubbio, la nostra alimentazione è cambiata in maniera così profonda e così rapida da aver lasciato quasi sotto shock il nostro organismo. Possiamo veramente parlare di shock, anzi, per dirlo con un termine più tecnico, di discordanza evolutiva. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando lo stile di vita che adottiamo cambia a una velocità nettamente superiore alla capacità di adattamento dei nostri geni e quindi della nostra biologia, insorgono dei problemi. Beh, non c'è area del nostro stile di vita che sia cambiata così profondamente e così velocemente come la nostra alimentazione. Noi dobbiamo sempre pensare che alla fine la nostra genetica è la genetica dell'uomo di 150.000, 200.000 anni fa, ma prova a immaginare che cosa mangiava quell'essere umano e che cosa mangiamo noi oggi, e ti viene subito chiaro, secondo me, che abbiamo un problema. La nostra alimentazione è sicuramente cambiata in tantissimi aspetti, basta pensare per esempio all'incredibile quantità di zuccheri che ingeriamo tutti i giorni, ma sicuramente anche sul lato del sale sono cambiate tantissime cose. Il fenomeno della discordanza evolutiva, io ne ho parlato già, penso forse nel 2011 nel mio libro Mangia che ti passa, è un fenomeno a cui prestiamo poca attenzione ma è estremamente importante. E la soluzione ovviamente non è tornare a vivere come i cavernicoli, però è comprendere che più ci distanziamo da uno stile di vita fatto di alimenti molto genuini e molto semplici e di tanta attività fisica, e più andiamo verso i problemi. E infatti la società di oggi è una società di persone che mangiano troppo, che mangiano troppi zuccheri, che si muovono troppo poco e anche che consumano una quantità enorme di sale. E questo si traduce in un cambiamento di un equilibrio che è in particolare legato al rapporto tra il sodio e il potassio. Si stima che nell'alimentazione antica l'apporto di sodio fosse di pochi milligrammi al giorno e che in realtà l'apporto invece di potassio derivato dagli alimenti che l'uomo riusciva a raccogliere, a procurarsi o a cacciare fosse invece molto elevato. Ovviamente oggi il rapporto è completamente rovescio, a tal punto che viene stimato che per esempio negli Stati Uniti si arrivi a quasi 10 grammi di sodio al giorno, una quantità veramente enorme. Tra l'altro il problema non è soltanto il sale che aggiungiamo noi volontariamente all'insalata o a quello che mangiamo, il grosso del problema è rappresentato dal sale presente nei tantissimi prodotti industriali che oggi utilizziamo comunemente, dai prodotti da forno, alle salse per condire, al ketchup, a tantissimi alimenti che sono arricchiti di sale, perché come succede sul lato dei dolci con lo zucchero, anche in questo caso semplicemente per rendere l'alimento più buono, più appetibile e quindi più attraente. Liberarsi di questa dipendenza da sale è importante perché un consumo troppo elevato di sale è stato associato a tutta una serie di malattie. La più nota ovviamente è l'ipertensione, che però poi può portare a fenomeni più gravi come l'ictus, ma anche problemi di calcoli renali, problemi di osteoporosi, alcuni perfino tumori, come per esempio i tumori gastrointestinali, sembrano essere connessi con un consumo eccessivo di sale. Quindi sarebbe una buona idea, nell'ottica di curare al meglio il proprio stile di vita, liberarsi da questa dipendenza, così come è importante liberarsi dalla dipendenza di zuccheri, per esempio. Anche perché quello che succede è che a forza di mangiare alimenti molto salati ci abituiamo a questo sapore e quando ci capita di assumere qualcosa che ha un contenuto di sale meno elevato ci sembra assolutamente poco saporito e poco attraente, quindi siamo davvero un po' assuefatti a questo contenuto di sale, e però non è che siamo spacciati. Per fortuna si può, con una strategia a piccoli passi, riuscire a ridurre significativamente il proprio consumo di sale a beneficio della propria salute.
Quindi, come possiamo liberarci dalla dipendenza da sale? Allora, il primo passo è provare a ridurre nella nostra giornata, nella nostra settimana tipo, il consumo di alimenti che siano particolarmente ricchi di sale. Alcuni, per esempio, prodotti da forno molto salati, come alcuni tipi di cracker, alcuni tipi di formaggi, le olive, le acciughe, tutti quegli alimenti che magari ci rendono, diciamo, sono molto appetibili, ci piacciono tanto, ma in realtà possiamo benissimo farne a meno. Anche ovviamente una quantità eccessiva di formaggi salati, di insaccati salati, insomma tutti questi alimenti che nessuno discute sono molto buoni, te lo dico in particolare io perché mi fanno impazzire molto di più dei dolci a me, per cui parlo a titolo personale, ecco, questi andrebbero un po' ridotti e utilizzati in maniera più attenta. Alcuni alimenti in scatola, per esempio, come, non lo so, alcuni pesci, lo sgombro, il tonno, ecco, perlomeno sciacquarli molto bene, in modo da togliere non soltanto l'eccesso di olio, ma anche l'eccesso di sale. Punto numero due, ovviamente, moderare l'utilizzo del sale che aggiungi tu consapevolmente ai tuoi piatti, all'acqua della pasta, eccetera, eccetera. E qui non è che ci sono tante strategie, l'unica strategia utile e sensata è ridurlo un po' alla volta. Non provare di colpo in maniera drastica a eliminare completamente il sale, cosa che magari non è neanche del tutto necessaria, ma semplicemente a ridurne progressivamente le quantità fino a identificare il minimo accettabile per te e non il massimo accettabile, quindi il minimo per non rendere i tuoi piatti troppo poco interessanti per il tuo palato, ma che sia una quantità appunto che non compromette poi la tua salute. Poi punto numero 3, sostituire magari un po' di quel sale che aggiungi con delle spezie piccanti, delle erbe aromatiche, il limone, l'aceto, insomma altri potenziali sapori che magari non sono per nulla peggio del sale, ma non hanno assolutamente l'impatto negativo sulla salute che il sale in eccesso può avere. Ah, e un'ultima cosa, non invece dare tanto peso a quei sali alternativi tipo il sale rosa, perché cambia abbastanza poco in realtà l'effetto che hanno sul nostro organismo. Quindi, in sostanza, l'eccesso di sale, come quasi tutti gli eccessi, non ci fa bene, ma ridurlo è possibile, basta impegnarsi un pochino ed è un tassello importante nella ottimizzazione della tua alimentazione e del tuo stile di vita in genere. Se sei interessato a capire se ti stai prendendo cura sufficientemente bene di te stesso, che è un concetto molto importante, il prendersi cura di se stessi per vivere una vita bella, piena di salute, piena di energia, piena di soddisfazione, ti posso aiutare facendoti fare un piccolo quiz, ti porterà via pochi minuti, ma questo test ti aiuterà ad orientarti su quelle aree che magari non stai seguendo con sufficiente attenzione e ti dirò appunto come puoi migliorarle. Lo trovi qui.